Si è aperta a Porcari la stagione dei carnevali 2023. Dopo i 2 anni di restrizioni dovute alla pandemia, il carnevale porcarese è tornato infatti nella sua collocazione naturale e nella sua prima uscita ha sfidato il freddo, il vento e pure la pioggia. Sul palco in apertura Don Americo, parroco di Porcari, e il sindaco Leonardo Fornaciari, che ha premiato i piccoli carristi autori di una fantasiosa realizzazione in cartapesta raffigurante proprio Porcari. Ha preso la parola anche Pierluigi Rumbo, presidente di Happy Porcari, la società che organizza l'evento con il supporto della Croce Verde, dei Fratres, degli Alpini, dell'Atletica Porcari e dell'Associazione Porcari Attiva. Finalmente torniamo nel nostro periodo tradizionale di carnovale, quello che a Porcari ovviamente si conclude sempre prima della Quaresima. Arriviamo da una edizione primaverile che abbiamo fatto per la tanta voglia che avevamo di ripartire dopo il Covid, però questa è veramente la vera edizione della ripartenza. In piazza Felice Orsi sono state allestite tante attrazioni per i più piccoli, che possono salire anche sui carri allegorici. Dopo quello di apertura, l'appuntamento verrà ripetuto anche nelle prossime 4 domeniche, il 29 gennaio e il 5, 12 e 19 febbraio. Da segnalare anche la ricca lotteria del carnovale. Il primo premio è una Fiat Panda Hybrid, il secondo è un viaggio a Disneyland Paris per 3 giorni per 4 persone, 2 adulti e 2 minori. Poi gli altri premi a seguire. L'estrazione è in programma in piazza Felice Orsi il 19 febbraio.